La nostra pietà per loro significa che tutti gli uomini e le donne sappiano vigilare perché mai più il nazifascismo risorga. È la scritta che accoglie chi arriva al cimitero di Casaglia, sopra Marzabotto, sull'Appennino bolognese, uno dei luoghi dove è avvenuta una delle più grandi e feroci stragi di civili di tutta la Seconda Guerra Mondiale, quella che in Italia ha causato più vittime. L'esercito alleato che indugiava davanti alla linea gotica e il maresciallo Albert Kesselring, per proteggersi dall'incubo dei partigiani, ordinò di fare terra bruciata alle sue spalle. L'eccidio di Montesole, più noto come strage di Marzabotto, fu un insieme di stragi compiute dalle truppe naziste in Italia tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944. L'obiettivo dell'SS era quello di stroncare le formazioni partigiane che combattevano per la liberazione, con la logica dell'equiparazione dei civili alle formazioni in armi, considerando quindi anche donne, bambini e anziani come nemici a sterminare. Il feldmaresciallo Albert Kesselring aveva scoperto che a Marzabotto agiva con successo la Brigata Stella Rossa e voleva dare un duro colpo a questa organizzazione e ai civili che l'appoggiavano. Prima di muovere un attacco ai partigiani, ordinò al maggiore Walter Reeder di organizzare una vasta operazione di rastrellamento fra i vali del Reno e della Setta. Un'operazione militare in grande stile, condotta però contro i nemici disarmati. Il 29 settembre 1944 la gente impaurita si riunì nella piccola chiesa nella frazione di Casaglia di Montesole, raccogliendosi in preghiera. Irruppero i tedeschi, uccidendo con una raffica di mitragliatrice il sacerdote don Ubaldo Marchioni e 3 anziani. Le altre persone raccolte nel cimitero furono mitragliate. 195 vittime di 28 famiglie diverse, tra le quali 50 bambini. Fu l'inizio della strage. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare fu setacciato dai soldati nazisti e non fu risparmiato nessuno. La violenza dell'eccidio fu inusitata. Alla fine dell'inverno fu ritrovato sotto la neve il corpo decapitato del parroco Giovanni Fornasini. Molti di quei giovani con la divisa della SS parlavano italiano, con un forte accento dell'Appennino bolognese. Furono i fascisti locali, infatti, a guidare con grande precisione i militari nazisti in ritirata. Dopo 6 giorni di violenze, il bilancio delle vittime si presentava spaventoso: oltre 800 morti. Le voci che immediatamente cominciarono a circolare relative all'eccidio furono negate dalle autorità fasciste della zona e dalla stampa locale, indicandole come diffamatorie. Furono minimizzate anche presso Mussolini, che chiedeva conferme. Solo dopo la rivelazione lentamente cominciò a delinearsi l'entità del massacro.